Ciao, mi chiamo Daniele, sono una guida ambientale escursionistica e come anticipato prima vi voglio parlare di una cosa fondamentale. Cosa vado a mettere nel mio zaino nel momento in cui mi accingo a fare un'escursione? Questo argomento purtroppo è spesso sottovalutato. Si vedono un sacco di escursionisti che prendono uno zaino neanche da montagna e ci buttano dentro una marea di roba inutile. Oppure viceversa, c'è chi ha uno zaino da 700 euro e dentro c'è nulla. Siccome noi non siamo dei muli che devono portare 300 kg sulle spalle, però di qualcosa abbiamo bisogno, vediamo quello che secondo me è la base dello zaino di un buon, normale escursionista. Prima cosa, quella fondamentale che non deve mai mancare nello zaino di un escursionista, che sia alle prime armi o che sia già esperto, è il kit di pronto soccorso. Non si esce mai senza un kit di pronto soccorso. La base. Ogni zaino deve contenere uno di questi. Ovviamente qui dentro non ci troviamo una crema magica che fa ricrescere dal nulla le ossa fratturate o un qualcosa, un elicottero portatile che ci porta in pronto soccorso. Però qui dentro troviamo tutto quello che ci occorre per andare a smussare quei piccoli fastidi che possiamo incontrare durante un'escursione. Che ne so, vi tagliate, vi sbucciate un ginocchio, vi scottate con qualcosa, vi morde un rinoceronte. Bene, qui dentro voi avete tutto quello che vi serve per risolvere questi piccoli problemi, ma anche in certi casi per attendere in modo più agevole i soccorsi. Vi ricordo che la montagna è un ambiente particolare, è un ambiente naturale, molto bello, ma anche molto pericoloso, ovviamente in funzione anche di quello che si va a fare in montagna. Se io sapessi che ogni escursionista che incontro ha uno di questi nello zaino, camminerei più tranquillo. Anche perché questo non serve soltanto a voi in prima persona, ma anche a chi c'è con voi o anche a chi potreste incontrare sul vostro sentiero. Berretta e tubo. Non sembra, ma anche in estate queste qua, queste due robe, vi possono rendere la vita molto molto più facile. Se poi siete una guida escursionistica, vi consiglio di tenerne magari anche più di uno soltanto, quindi magari due o tre di questi e due di queste, perché vi assicuro che la gente che viene con voi li lascerà a casa, scontatissimo proprio. Io nello zaino tengo sempre anche un sacchetto sottovuoto con all'interno una maglietta di ricambio, perché quando cammini sudi e quando ti fermi l'aria ti dà di quelle botte sulla schiena che il giorno dopo non ti muovi più, e ho dentro anche un paio di calze e un paio di mutande. Questo perché? Perché se viene a piovere e vi bagnate è importante avere qualcosa per cambiarsi anche sul posto. Non è bello farsi magari 2-3 ore di camminata al ritorno bagnati fradici. Sempre parlando di pioggia, di acqua, io ho un guscio, quindi una giacca impermeabile in Gore-Tex o quello che volete. Questa è della montura, è quella rossa, che non mi ricordo il modello, ma vada Dio. Un coprizaino, meglio se di un colore tipo questo, vivo, fosforescente, arancio, giallo, quello che volete, perché deve essere anche visibile. Se succede qualcosa o siete in difficoltà, uno di questi può essere utilizzato come bandiera, come qualcosa per essere avvistati dall'elisoccorso o dai soccorsi che vi stanno cercando. Pantaloni impermeabili, non occupano niente, li tengo sempre in un sacchettino e li tengo sul fondo dello zaino. Se viene a piovere, questi qua te li infili addosso sopra i tuoi pantaloni e sei sicuro che comunque sia al 90% resti all'asciutto. Sacca idrica o borraccia o botticella di vino. In tutte le scuole del mondo spiegano, almeno in 300 lingue diverse, che il nostro corpo è composto soprattutto da acqua, quindi quando voi andate a camminare il corpo ne brucia un sacco, e se anche non sentite il bisogno di bere, voi fatelo, perché se non bevete non andate avanti. In estate poi vi surriscaldate, vi prendete un colpo di sole, quindi bevete. La borraccia forse è più sicuro che non si spacchi, però è molto più scomoda. Questa qua ve la mettete nello zaino, il tubicino vi esce da qua dietro e ogni tanto bevete. Bevete anche se non avete sete. Questa poi sa di plastica perché è nuova. Spettacolare. Occhiali da sole, anche questi. Avete mai provato a camminare un giorno intero al sole senza avere gli occhiali? Nel frattempo ho trovato il secondo tubo. Nastro americano e spago. Può succedere qualsiasi cosa in montagna e questa roba la potete usare a fare tutto. Vi si spacca la suola di uno scarpone, vi si apre così,
ci mettete un po' di nastro americano e non vi si scolla più fin quando non state a casa. Portatelo. Coltellino, questo è fondamentale. Potete tagliare dei rovi che vi intralciano il sentiero, potete usarlo per tagliare una stringa che vi si è arrotolata, tagliarci il salame, qualsiasi cosa. Un coltellino fa sempre comodo. Io lo tengo fatto così. Potete avere anche il coltellino svizzero o multiuso, ma sinceramente cavatappi, cacciavite in montagna non li uso, quindi preferisco avere un coltellino normalissimo. Siamo quasi alla fine. Torcia frontale, come ripeto, in montagna ci si va, ma non si sa come si torna e soprattutto quando. Se quello che c'è con voi si inciampa in una pietra, cade per terra, si spacca una gamba, aspettate i soccorsi fino alle 10 di sera, questa qua la rimpiangete se non l'avete. Quindi torcia frontale, meglio se si ricarica con le batterie, così se finite la batteria avete quelle di ricambio. Altra cosa che tengo sempre nello zaino è un astuccetto e dentro ho un accendino che mi è caduto, stringhe di ricambio per gli scarponi, un po' di nastro isolante, metti che devo saldare un filo elettrico nel bosco, no, è perché se succede qualcosa ce l'hai, e una di queste abbinata a una di queste, ovviamente per chi le sa usare. Questa è una bussola e questa è la cartina della zona in cui vi trovate, ovviamente non una cartina a caso. La bussola non è come quella di Jack Sparrow che vi dice per forza dove dovete andare nella direzione giusta. La bussola punta sempre e soltanto il nord. Siete voi che con questa e questo pezzo di carta dovete riuscire ad orientarvi in un posto che conoscete, sì e no, oppure nel momento in cui il GPS vi va a farsi benedire. Quindi se le sapete usare, queste. Se non lo sapete usare, imparate prima, perché altrimenti veramente andate a finire chissà dove, e poi mettetele nello zaino, che vengono buone. Altra cosa importante che io tengo attaccata allo zaino, e anche ultima cosa che secondo me è importante, il fischietto, che è qua. Ho chiamato il cane. È quell'oggetto che non vi servirà mai, ma quando vi servirà rimpiangerete di non avere, perché se siete morenti sul bordo di un burrone, di un precipizio, o qualcuno vi sta cercando o avete perso qualcuno, questo qua vi viene buono, credetemi. Molto bene, ci siamo visti quello che secondo me è il materiale base da portarsi in montagna, ma ciò non vuol dire che non possono essere apportate delle modifiche. Chi in montagna ci va per lavoro, come magari potrei farlo io, ha bisogno anche di altri strumenti, ad esempio un seghetto per togliere un ramo che ostruisce il passaggio, oppure non avere soltanto una borraccia di acqua ma averne due anche per chi viene con te, addirittura magari avere due paia di calze, due paia di mutande. Poi c'è sempre chi in montagna ci va per camminare, chi ci va per scalare, chi ci va per volare col parapendio, quindi cambia tutto in base a quello che in montagna ci vai a fare, però la base secondo me deve essere questa. Quindi se avete consigli, se avete suggerimenti, se secondo voi sarebbe meglio mettere qualcosa al posto di quello che ho fatto vedere io, oppure qualcosa in più, scrivetemelo nei commenti. Se avete voglia seguitemi, se non avete voglia fate senza, però vi voglio bene comunque. Passate anche dal mio Instagram se vi va, visto che sono là tutto solo soletto. Direi che ci vediamo, fate i bravi e andate in montagna oltre che con lo zaino anche con questa qua sopra al collo.